Buona giornata, benvenuti ad ore 12, un saluto a tutti i nostri telespettatori e un saluto anche a Giovanni Palisto che dovrebbe già essere collegato in diretta con noi perché anche oggi mi ha abbandonato per recarsi... Vediamo dove, Giovanni, dove sei? Ecco, allora, vedete un po' dove sono, vedete questo pianoforte? Eh sì, lo vediamo Giovanni. Ok, no, mi devo muovere con una certa cautela perché siamo in un posto oggi molto molto particolare. Siamo infatti a Villa Sant'Agata, a Villa Verdi, a Villanova sull'Arda, nel Piacentino, a 4 km da Busseto. E siamo appunto in quella che è stata la residenza dove Giuseppe Verdi, il grande maestro, ha vissuto diciamo gran parte della sua vita e quindi siamo veramente ammirati dai numerosissimi ricordi, dai tanti cimeli, anche perché Villa Verdi è rimasta così com'era, con i mobili, i pianoforti che lui utilizzava per comporre, i letti che tra poco vi mostreremo, quindi oggi è veramente un collegamento particolare e speciale, anche perché nei prossimi giorni, esattamente domenica 6 e domenica 27 novembre, si potranno visitare qui a Villa Verdi stanze che solitamente non sono mai aperte. Ci sono poche stanze, 4-5 stanze che abitualmente i numerosissimi turisti possono visitare, ma alcune invece sono ovviamente chiuse, non è possibile visitarle. Il 6 e il 27 novembre invece si apriranno, ma noi oggi durante i nostri collegamenti vi daremo un'anteprima e vi mostreremo quello che in genere non si può vedere, anche perché pensate che Villa Verdi è una villa da circa 50 stanze, quindi è veramente enorme e davanti c'è uno splendido parco di circa 6-7 ettari, bellissimo, che vi vorremmo far vedere. Adesso purtroppo sta diluviando e quindi non possiamo ancora mostrarvelo. Ci aiuta in questo nostro tour Federica Belforti. Federica, ciao, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, Federica Belforti è una delle brave guide che ogni giorno accolgono frotte di turisti qui a Villa Verde. Quanti turisti ricevete? Di solito in un anno tra i 15 e i 20 mila turisti. E rimangono qui a bocca aperta. Esattamente, rimangono sorpresi e ammaliati da questa bellezza. Ecco, la caratteristica di Villa Verde è proprio che diciamo raccoglie certamente tantissimi oggetti che richiamano il grande maestro, ma di fatto è rimasta tale. È rimasta tale secondo il suo volere. Anche quando Verdi lasciò la casa alla sua quasi cugina, quasi figlia, era affiliata, gli diede il compito di lasciare la casa come era il suo volere. Ecco, e quindi questo è importante. E voi avete appunto anche l'onore e l'onere di mantenere appunto la villa così com'è. Di mantenere la villa così com'è, anche gli eredi che vivono con i mobili originali e proprio per mantenere questo splendore che è una delle più belle d'Italia. Tra poco vedremo altre stanze. Intanto qui vediamo un primo pianoforte. Esatto, questo qua in realtà è un forte piano. Ah, ecco, che è già sbagliato. Che è uno strumento di passaggio tra il clavicembalo e il pianoforte. È di marca Fritz e l'ha utilizzato dal 1851, l'anno in cui si trasferì in questa casa, fino al 1872, quindi per un ventennio, e ci ha composto la maggior parte delle sue opere, da Rigoletto a Ida. Insomma. Qual è il pezzo che così desta maggiore curiosità o ammirazione da parte dei turisti? In questa stanza o in genere? In generale la sua camera, il suo pianoforte Erard, che poi magari vedremo, e anche i letti, non so, ma la lunghezza dei letti desta molta curiosità perché sono leggermente più corti dei nostri, perché all'epoca si era abituati a dormire in posizione quasi seduta con dei cuscini dietro la schiena, perché pensavano che coricati il reflusso gastrico potesse soffocarli, quindi avevano paura di morire nel sonno. Ecco, quindi c'è anche, come dire, questa anche curiosità, come dire, di tipo sociologico e medico quasi. Vabbè, Federica, insomma, veramente le chicche, le curiosità che vi racconteremo oggi sono numerose, quindi seguiteci, tra poco vi mostreremo altre stanze della Villa Verdi qui a Sant'Agata.
E allora grazie a Giovanni Palisso, devo dire che sono un po' invidiosa, nonostante il tempo appunto non consenta di girare anche per i giardini di Villa Verdi. Comunque tra pochissimo riavremo in collegamento Giovanni Palisso, che ci racconterà altre emozioni vissute, da vivere tutte nella casa di Giuseppe Verdi. Diamo uno sguardo anche a quella che è la nostra programmazione per la giornata, per questa sera. Alle 20:30 una nuova puntata di Gioielli sotto casa, e allora andiamo a scoprire insieme dove ci accompagnerà Piero Brazzale. Per i nostri itinerari oggi vi porto a Vigevano, siamo in provincia di Pavia, siamo all'interno del castello per parlare quest'oggi di un museo nuovissimo. Pensate, è stato inaugurato pochi mesi fa, nel mese di maggio, la Leonardiana. Sono qui con il presidente del Consorzio Agenzia Sviluppo del Territorio, Massimo Boccalari. Perché a Vigevano un museo dedicato a Leonardo? Buongiorno a tutti i telespettatori. Il museo, la Leonardiana, è un museo nuovo, è stato ideato dal consorzio che io presiedo nel 2009 ed ha visto l'apertura alcuni mesi fa, il 20 maggio del 2016. Il museo di Leonardo a Vigevano è dovuto al fatto che questo è un luogo vero dell'attività leonardiana, perché Leonardo da Vinci, prestando servizio presso i duchi di Milano Sforza, era qui a lavorare nelle campagne vigevanesi ed è lui stesso a darcene segnalazione nel codice H, dove dice che il 2 febbraio del 1494 si trovava qui per lavoro. Cosa trova il visitatore in questo museo? Il visitatore in questo museo trova per la prima volta al mondo la raccolta integrale di tutte le opere di Leonardo che lui ha fisicamente costruito, quindi tutti i codici, tutti i dipinti, tutti i disegni in altissima riproduzione, con la possibilità che ci danno le moderne tecnologie oggi. Grandi riproduzioni, ma anche grande supporto tecnologico, quindi multimedialità. Sì, la nuova concezione di questo museo è dovuta proprio al fatto che si è voluto giocare con i contenuti fisici, quindi le opere riprodotte da Leonardo, con la multimedialità e le nuove tecnologie che oggi sono a disposizione. Ogni documento che qui è riprodotto può essere poi approfondito sui tablet che sono presenti in tutte le sale. Il museo La Leonardiana, con la visita a tutto il castello di Vigevano, sarà protagonista nella prossima puntata dei Gioielli sotto casa. Vi aspetto giovedì sera a partire dalle 20:30. E allora Gioielli sotto casa, come sempre il giovedì alle 20:30, questa sera poi al termine della Piazza del Lavoro alle ore 22 andrà in onda l'attesissimo speciale dedicato alla 15ª maratonina di Cremona, speciale che potrete vedere anche domenica alle 20:30. Un appuntamento da non perdere per tutti coloro che hanno vissuto le emozioni di questa 15ª edizione della mezza di Cremona. E adesso, se la regia mi fa un cenno, direi proprio di sì, vorrei andare a presentarvi i primi ospiti di oggi. E allora diamo il benvenuto a Rosangela Donzelli, presidente della cooperativa La Nuvola di Orzi Nuovi, e Simone Casalini, consigliere di amministrazione sempre della cooperativa che tutela minori, disabili, anziani. Benvenuti. Buongiorno. Grazie. E allora, intanto siamo usciti un po' dalla nostra provincia, dalle nostre terre, però siamo andati appena là, infatti, perché arrivate, come detto, da Orzi Nuovi per raccontarci una realtà che comunque copre un territorio molto più ampio. Esatto. Di che cosa si occupa la vostra realtà?
Presidente. Sì, per noi diventa un momento importante questo. Quest'anno sono 25 anni di nascita della cooperativa La Nuvola e quindi per noi costituisce un elemento concreto di testimonianza oggi del lavoro svolto in questi anni. Quindi le attività sono veramente tante, articolate. Si sviluppa in un territorio più ampio che non è solo Orzinuovi, che è la sede legale, ma bensì l'Ovest Bresciano e quindi Palazzolo, Orzinuovi e quindi Chiari e Orzinuovi, che quindi è proprio a confine con Bergamo e Cremona, quindi. E la cooperativa La Nuvola si occupa di servizi sia sociali che sociosanitari che sanitari. Quindi una, si occupa di persone con diverse fragilità che poi man mano. Esatto, ma elencheremo. I destinatari dei servizi sono quasi 4.000 persone, quindi un impegno direi piuttosto importante. 70 soci, 170 dipendenti, di cui 132 donne. Quindi c'è una prevalenza femminile. Direi proprio di sì, è la nostra forza. Sì. Come dire, i pochi maschi. I pochi maschi nelle professioni di cura sono rari, ci sono delle professionalità, però l'impresa cooperativa nei servizi alla persona è prevalentemente al femminile ed è una ricchezza incredibile da questo punto di vista. Quindi in che ambiti lavora la cooperativa? Nasce per occuparsi di persone con disabilità e per persone con disturbi di natura psichiatrica, quindi nell'ambito della salute mentale. E poi man mano ha pensato fosse importante e determinante occuparsi anche di un aspetto più preventivo e quindi della cura dei minori. E come ultimo, come dire, ultima tipologia d'utenza o di pazienti di cui ci stiamo man mano occupando invece sono i servizi di neuropsichiatria, quindi ci stiamo occupando di quelle persone a confine, quindi piccole, quindi stiamo parlando comunque di minorenni, in una situazione, tenuto conto delle competenze che man mano poi abbiamo acquisito e del bisogno soprattutto che abbiamo rilevato, una dimensione che è di confine tra la salute mentale e la situazione della persona con disabilità. Ecco, quindi con... ecco, al di là però del vostro lavoro, anche per sostenere, immagino, la cooperativa, organizzate diverse attività, diversi eventi anche, non che solo vi coinvolgono per, in prima persona. Sì, perché la cooperativa poi nasce non solo per dare risposte concrete ai bisogni delle persone delle quali ci occupiamo, nasce anche per sviluppare alcuni contenuti anche di natura culturale finalizzati a far crescere in un territorio che sia quello che noi pratichiamo una cultura dell'accoglienza, quindi una capacità che non sia solo degli addetti ai lavori, ma bensì che sia di tutte le persone che man mano acquisiscono una sensibilità, un'attenzione rispetto ad alcuni contenuti. Ecco, l'ultimo di questi eventi si è svolto proprio pochi giorni fa. Esatto, venerdì 14 abbiamo organizzato un momento di formazione, di sensibilizzazione, di condivisione su un tema importante portato direttamente dalle famiglie che nel 2014 sono diventate attraverso un'associazione che si chiama Mafalda, associazione di volontariato, soci fruitori della cooperativa. Il tema di cui stiamo parlando è il tema del dopo di noi. È uscita una legge, è stata approvata una legge a titolo definitivo nel giugno di quest'anno, la legge 112, che l'onorevole Carnevali è venuta a presentare appunto nel seminario. La prima legge nazionale che si occupa, che si vorrà occupare delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, esatto, quindi perché? Quando i familiari non potranno più prendersi cura appunto dei propri figli perché o fratelli. Esatto, a bambini disabili, a piccolini, insomma si sa, c'è dopo, andando avanti con l'età, anche i genitori o magari anche i fratelli, dopo nasce proprio questa esigenza. No? In effetti noi ci occupiamo sia di minori ma anche di adulti. Con alcuni di loro, con alcune di queste famiglie siamo proprio cresciuti, nel senso che è un'organizzazione, la nostra è un'impresa sociale che man mano è andata via evolvendo con anche le persone che hanno usufruito dei nostri servizi, per cui da 25 anni ci conosciamo, lei capisce che il portato anche di attese e di aspettative di queste famiglie nei nostri confronti è altissimo. Pensateci voi, occupatevene voi, anche quando io non ci sarò più. Chiaro che questo tema da un lato quindi c'è una forte richiamo, una forte responsabilizzazione di ognuno di noi rispetto a questo argomento. Dall'altro c'è la consapevolezza che lo stato sociale e quindi le risorse anche da un punto di vista economico in questo momento non basteranno più in prospettiva, certo, ad occuparsi di tutte queste persone. Per cui il convegno
che è, come dire, si è animato su due momenti fondamentali. Da un lato la conoscenza della legge, quindi l'informazione alle famiglie di questa possibilità, opportunità e quindi il riconoscimento nazionale, ma dall'altro anche quell'altro elemento importante che ci riguarda. Noi come parte di società civile, impresa sociale in un territorio, come possiamo adoperarci affinché noi stessi si possa da un lato aiutare le famiglie ma trovare delle risposte sostenibili nel tempo? Questo è il grande tema, perché il servizio sanitario chiaramente... Insomma. E vi siete riusciti a trovare una soluzione? Da un anno a questa parte, con le famiglie, da un lato quindi, ma con un comitato che si è costituito ad hoc per riflettere sul tema, abbiamo ragionato anche in ordine a uno strumento finanziario e patrimoniale che la legge 112 prevede per la prima volta nell'ordinamento italiano, che è il trust. Il trust sociale dovrebbe essere... nella nostra fantasia, nelle nostre attese, sarà uno strumento in grado di catalizzare le gocce, piccoli patrimoni delle singole famiglie che possono confluire in un contenitore più ampio che possono servire per ognuno per i propri figlioli, ma anche per il compagno di tanti giorni, magari l'altro utente, paziente del servizio che magari le risorse non le ha. C'è bisogno però anche sia anche un lato umano intorno a tutto questo, perché va bene la legge, va bene le risorse, però è importante che anche dal punto di vista umano ci sia qualcuno che si prende a cuore queste situazioni, sì. Non soltanto dal punto di vista economico. Sì, il lato umano che parte dalla formazione anche degli operatori e dei nostri soci. L'ambizione, prima ancora di parlare di professionalità, è quello che gli operatori che si occupano di persone con fragilità siano prima dei cittadini, dei cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e di un fatto culturale, che i servizi alla persona sono di tutti, sono appartenenti a una comunità, non solo di chi ne usufruisce o di chi ci lavora e costruisce pure il suo futuro. E quindi di come vita. Avviene la scelta di quello che è il vostro personale, di quelli che sono i vostri addetti? Ma la scelta del personale avviene con i canali, con insomma, i canali colloqui, normali, colloqui certo, di ma selezione. Privilegiamo sicuramente persone dei nostri territori, che sono cresciute nei nostri territori, è chiaro che poi comunque ci rivolgiamo alle diverse professionalità, non sempre è facile trovarle. Soprattutto quelle più specialistiche, perché poi i bisogni delle persone man mano evolvono, la qualità va innalzata. Sicuramente pretendiamo da noi stessi, perché poi noi stessi lavoriamo all'interno dei servizi, pretendiamo che si studi molto, si continui a studiare e si continui a formarsi, perché ma nell'ottica anche di una ambizione forse, che è quella che le nostre professioni siano professioni intellettuali intese come professioni dove si usa la testa, si usa il cuore, lavorando per lo sviluppo dei servizi, non per solo il mantenimento. Programmi futuri, prossimi obiettivi, 2016 si avvia alla conclusione, però immagino stiate già lavorando anche per l'anno prossimo. Questi progetti, da un lato, questo argomento che abbiamo incominciato ad avviare pubblicamente ora, quindi il tema del dopo di noi da un lato, e abbiamo un altro grande progetto che è avviato l'anno scorso, che è ancora, come dire, sta muovendo i primi passi, che è quindi questa startup che si chiama BIOS, che è una comunità terapeutica che accoglie minori con disturbi neuropsichiatrici. In questo momento sono 5 pazienti, ma su dovrebbero man mano crescere in questo percorso di cura che ci viene affidato o direttamente dal presidio ospedaliero, dalle neuropsichiatrie territoriali. Questa è un'altra grande attività che abbiamo incominciato ora ad avviare. Altri ambulatori che accolgono in questo momento, anche questa è una sperimentazione con Regione Lombardia, e ci auguriamo che Regione Lombardia, quindi mi rivolgo direttamente alle istituzioni, possa quanto prima stabilizzare, ad esempio, la cura di
ora 23 bambini di un'età che va dai 3 ai 18 anni con disturbi dello spettro autistico che quotidianamente frequentano questi ambulatori. Ma le attività veramente sono tantissime, e poi ci sono anche altri eventi che servono anche per farsi conoscere. Da un lato è farsi conoscere, dall'altro, torno a ripetere, c'è un tema di responsabilità individuale che l'impresa vuole, l'impresa sociale, così come è configurata, vuole portare oltre alla dimensione della propria attività lavorativa, ma in una condivisione, in una osmosi costante con quello che è il luogo nella quale noi abitiamo. L'obiettivo è davvero di far crescere, a partire dal dentro, soci responsabili, quindi piccoli imprenditori sociali che si occupano, che riescono quindi a coniugare il tema della competenza e quindi della professionalità, della dimensione umana, che è l'elemento sulla quale la relazione di aiuto si fonda, con una dimensione anche però di sostenibilità delle risorse. Anche perché sappiamo che la nostra società sta invecchiando anche rapidamente, sono delle ultime ore proprio le notizie sul calo delle nascite che non sono mai state. Il tema della conciliazione è uno dei temi che pratichiamo, tenuto conto della quantità di persone che lavorano nei servizi di donne, 130, noi abbiamo progetti ad hoc di conciliazione di vita e lavoro. E noi stessi, quindi, cioè, siamo stati madri e genitori, quindi insomma, sappiamo bene che cosa significa questo. Lavorare in questo famiglie. Senso significa poter anche garantire e sostenere il tema della natalità, che è un grande, grande capitolo, sulla quale magari poi ci incontreremo una prossima volta, se possibile. Io vi ringrazio di essere stati i nostri ospiti, mi ha fatto particolarmente piacere poter far conoscere ai nostri telespettatori una realtà come la vostra. Vi auguro in bocca al lupo, naturalmente. Ne abbiamo bisogno. Speriamo che effettivamente questa legge 112 possa portare tutto quello che promette. A breve ci saranno decreti attuativi, esatto. E quindi la possibilità quando verrà, quando sarà disponibile la legge è già, come dire, nella sua forma generale, i decreti attuativi già entro fine anno dovrebbe esserci uno, quindi primo, quindi dal 2017 assolutamente potremo avviare. Prime sperimentazioni, esatto. Sì. Perfetto, grazie Rosangela Donzelli, Simone Casalini, cooperativa La Nuvola di Orzi Nuovi. Grazie ancora a voi. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, a tra poco. Bentornati a ore 12, siamo pronti per un nuovo collegamento con Giovanni Palisto, che è in diretta con noi da Villa Verdi, Busseto. Giovanni, ci sei? Raccontaci allora dove ti trovi, perché so che anche oggi avrai l'occasione di mostrarci delle chicche. Eccolo! E certamente, attenzione Busseto, siamo a Villanova sull'Arda, Villa Verdi, Villa Sant'Agata anche, che praticamente siamo a 2 chilometri dal paese di Villanova, provincia di Piacenza, giusto così per ricordare. Allora, proseguiamo questa visita in questa veramente dimora eccezionale, splendida, che attira migliaia di visitatori da tutto il mondo, di fatto, ogni anno. E noi siamo sempre in compagnia della nostra guida preferita, Federica. Allora, qui siamo davanti a un busto di Giuseppina Strepponi. Sì, è il busto del Tenerani e rappresenta Giuseppina Strepponi all'epoca del Nabucco, di cui lei fu la prima interprete. Mentre dietro di noi c'è il letto con tanto di baldacchino. Sì, gli arredi in questa stanza sono in stile barocco genovese. Ecco, questa era la stanza da letto di Giuseppina Strepponi. Esattamente, infatti rispecchia i gusti di una nobile donna. È un arredamento scelto, pregiato. E gli immobili più importanti sono le due cassettiere ai lati della porta finestra. Queste sono seicentesche e provengono da Parigi. E se notate sono intarsiate in legno di rosa, madreperla e avorio. Insomma, avevano arricchito questa villa, perché ricordiamo che qui Verdi ha trascorso quanti anni? Più di 50 anni. Più di 50 anni. Dal 1851 fino al 1901. Quindi non era la residenza di campagna, così no. Dove... No, era proprio la sua residenza ufficiale. Poi vabbè, bisogna dire che specialmente negli ultimi anni, durante il periodo invernale, quindi quello più disagevole, quello più freddo, lui stava a Milano. No, in inverno stava a Genova, Palazzo Doria. Addirittura. A Milano è stato gli ultimi, molto in età anziana, dopo la morte di Giuseppina Strepponi, sua moglie, che avvenne nel 1897. E la stessa morte di Verdi,
appunto nel 1901 all'Hotel de Milan. Esattamente. E poi magari riusciremo a farmi vedere anche la ricostruzione della stanza con gli arredi naturalmente originali. Tanto amò questa residenza Verdi, tanto che voglio dire nel momento in cui la acquistò nel 1848 dai signori Merli. E poi però fece tutta una serie di lavori. Esattamente, i lavori continuarono fino al 1880, quindi c'è stato un cantiere aperto per 30 anni. E dava lavoro anche a molti abitanti di Busseto. E quindi aggiunse le scuderie. Più si arricchiva, più aggiungeva delle parti, dei blocchi di costruzione della casa. Ecco. Tra cui anche chiesa, una piccola chiesetta, cantine e carrozze. Mi piace anche ricordare che in realtà Giuseppe Verdi fu un agricoltore. Esattamente, cioè... esattamente. Questo lo testimonia anche il suo grande parco. Parco di 6 ettari e intorno iniziavano i fondi agricoli. Cioè, attenzione che c'erano fondi agricoli immensi, adesso in parte non ci sono più, insomma, perché sono stati comunque poi anche lasciati in eredità da altri enti, Verdi associazioni. Conduceva in modo parallelo il suo lavoro, diciamo, da compositore, ma anche quello da agricoltore. Quindi era molto attento, conduceva il fondo con grande attenzione. Sì, con oculata parsimonia. Ecco, è questo, quindi insomma era uno che segnava tutto. Esattamente. Era preciso, diciamo. Allora, di Verdi in realtà, per i meno giovani, cara Cristina, si è parlato tanto all'inizio degli anni Ottanta. Nel 1982, infatti, ci fu il famoso sceneggiato su Giuseppe Verdi, trasmesso dalla RAI, dal primo canale dell'epoca, firmato da Renato Castellani, un prodotto splendido che ricostruì veramente nel dettaglio tutta la vita di Giuseppe Verdi, e molte scene sono state girate ovviamente qui a Villa Verdi. Uno sceneggiato che vedeva nel ruolo di Giuseppina Strepponi la splendida Carla Fracci, e poi nel ruolo di Giuseppe Verdi invece un attore inglese che si chiamava Ronald Pickup. E noi abbiamo scelto un paio di minuti che vi mostrano l'arrivo qui a Villa Verdi di Arrigo Boito. Arrigo Boito poi creò un sodalizio artistico molto forte, molto intenso con Giuseppe Verdi. Finalmente a un certo punto Verdi si decide e lo invita, grande mossa, qui a Villa Verdi, e c'è questa scena, Arrigo Boito è interpretato dall'attore Lino Capolicchio, c'è questa scena dell'arrivo, quindi si aprono i cancelli, che noi non vi possiamo mostrare perché continua a diluviare, si aprono i cancelli e Arrigo Boito viene accolto da Giuseppe Verdi e poi gli fa proprio visitare la casa, e allora adesso ve lo proponiamo. In Bocca Negra, rifatto, andò in scena con grandissimo successo alla Scala nel marzo del 1881. Verdi aveva 68 anni. Sempre di più Verdi apprezzava il carattere di Boito, tutto nervi, tutto emozione, e nello stesso tempo così fermo e leale e virile. E Boito finalmente fu invitato a Sant'Agata. Si aprono le porte del chiuso castello. Bene arrivati. Maestro, caro voi, siamo qua. Voglio. Maestro. Per l'hotel i tagli non li faremo per lettera. Grazie. Avanti, avanti, prego. Venga, prego. Grazie. Venga. Lei gioca al biliardo? Sono lunghe le notti a Sant'Agata, sa. Lunghe e piene di zanzare. Lulù. Un vero amico. È morto. È di Palizzi, un bravo pittore. E questo qui, questo sono io. Un poco aggrondato, come vede. Mi fanno sempre così. È opera di Gemito, Vincenzo Gemito, napoletano. È molto giovane. Prego. Questa è la stanza di mia moglie. Ah, eccola. Oh, Boito, sta visitando la casa. Porti di là. E allora venga, venga. Venga. La spinetta. Vada, vada, vada. La mia prima spinetta la comprò mio padre che avevo sì e no 7 anni. Suona ancora. Venga, venga, suoni, suoni. Ea!
Quanto ci ho pestato sopra quando ero ragazzo. La nonna è mobile! Oh, mobile! Oh, mobile, mobile, mobile! È il pappagallo di mia moglie. Così lei conosce tutti i segreti di casa. Mobile! Nasceva un'amicizia. Così importante in un essere ritroso come Verdi. E nasceva la lunga collaborazione tra Verdi e Boito, che ci avrebbe dato l'Otello e il Falstaff. Avete visto allora dunque questa scena appunto dove Verdi, interpretato da Pickup, fa visitare la villa ad Arrigo Boito, Lino Capolicchio, ed ecco appunto uno dei quadri che si vedono proprio in quella scena, l'amato Lulù, è vero Federica? Sì, il loro cagnolino trattato quasi come un figlio. Che tra l'altro è proprio qui, è stato... Sì, la tomba è lì nel giardino, quasi di fronte alla stanza di Giuseppe Verdi, dove ci troviamo ora. Ecco, perché adesso noi abbiamo fatto l'ingresso, abbiamo lasciato la stanza di Giuseppina Strepponi e siamo arrivati nella stanza di Giuseppe Verdi. Allora qui vediamo lo scrittoio. Lo scrittoio, e vi faccio notare anche la disposizione dei mobili. Letto, scrivania, pianoforte. Diciamo che era il suo schema mentale di lavoro, perché Verdi componeva la notte. La sua unica preoccupazione era quella di fissare su carta quella melodia che gli risuonava in mente. Solo in un secondo momento provava gli accordi al pianoforte. E allora letto qui accanto, vedete, questo è proprio quello originale. Originale, esattamente, tutto è originale, come era un tempo. E poi lui veniva appunto preso da queste fantasie notturne, diciamo fantasie così, notturne. E quindi subito si precipitava allo scrittoio per trascriverle. Per fissare su carta la melodia, il ritornello che già aveva pronto nella mente. Ecco, e poi da questo lato invece abbiamo il pianoforte. Che pianoforte è questo? Questo è di marca Erard, francese, considerata la Ferrari dei pianoforti, e lo utilizzò dal 1872 fino alla fine. Poi qui abbiamo il busto, anche questo l'abbiamo visto in alto. Il bellissimo busto che raffigura Giuseppe Verdi di Vincenzo Gemito, un giovane scultore napoletano molto talentuoso. Pensate che scolpì quest'opera a soli 19 anni. Ecco, adesso vediamo se Tommaso riesce a passare da questo lato, perché così riesce a seguirci anche nella stanza. Qui è appunto il giardino, che al momento è ancora irraggiungibile, esatto, a causa pioggia. Qui accanto c'è una stanzetta molto particolare. Qui abbiamo alcune armi da fuoco, alcuni fucili da caccia che venivano utilizzati, presumo, in quel periodo. Questa è una stanzetta molto piccola, così anche un po' disadorna, anche se piena di libri. Che cos'è questa? Questo è lo studiolo, una stanza chiamata anche cassaforte per via delle entrate, degli ingressi blindati. Qua Verdi custodiva non solo le sue opere, ma teneva anche la contabilità. Come dicevo prima, oltre ad essere un grande compositore, Verdi era anche un proprietario fondiero. Quindi lui si metteva qui a trascrivere. A trascrivere, contava i sacchi di farina. Quindi davanti alla finestra. Davanti alla finestra per vedere, teneva sempre d'occhio i suoi contadini, i suoi operai, molto scrupoloso. Ecco. Molto bene. Grazie Federica, direi che per il momento insomma qualche altra curiosità l'abbiamo scoperta di questa splendida Villa Verdi, e tra poco vi mostreremo anche qualcosa che di solito non si può vedere. Grazie dunque a Giovanni Palisto. Noi in qualche modo continuiamo a parlare di lirica, parleremo anche tra l'altro di Verdi, lo facciamo perché vogliamo proseguire con la presentazione di quella che è la stagione lirica del Teatro Ponchielli di Cremona, insieme a Vittoria Fontana, responsabile della segreteria artistica musicale del teatro. Benvenuta. Grazie. Allora, intanto com'è andata? Perché noi ci eravamo lasciati con questo bellissimo progetto, A Midsummer Night's Dream, appunto, che ha avuto il suo esordio al Teatro Ponchielli di Cremona, e che so che è andato benissimo. È andato veramente molto bene, siamo stati felicissimi di questo debutto di stagione, tra l'altro appunto con l'opera che il Teatro Ponchielli ha prodotto in prima battuta come capofila per Opera Lombardia. Da domani iniziamo la tournée che toccherà le città di Como, di Pavia, di Brescia, appunto all'interno del circuito lirico lombardo, e poi addirittura andremo anche a Reggio Emilia. Sconfiniamo un po', però siamo molto contenti perché i riscontri fino adesso sono grande, molto molto positivi. Pubblico, di pubblico, di critica, per il lavoro, il teatro. Infatti un lavoro condiviso che è molto, sempre molto positivo, molto in armonia, che ha dato i suoi frutti proprio grazie con questo successo. Ecco, adesso bisogna proseguire nel successo. Si va avanti, e come esatto. Si va avanti? Prossimi appuntamenti.
prossimi appuntamenti, il più immediato è Così fan tutte di Mozart, 28-30 ottobre, 1 novembre, con un progetto a cui siamo comunque molto legati, perché è un progetto in qualche modo con una rilevanza anche sociale, perché l'idea registica di Francesco Micheli è stata quella di coinvolgere 40 ragazzi diversi in ciascuna città in cui viene rappresentata l'opera, che hanno seguito una serie di laboratori teatrali di formazione per al teatro e al palcoscenico. Questi 40 ragazzi non avevano mai messo piede in un teatro, su un palcoscenico, e si sono ritrovati improvvisamente protagonisti. Vediamo delle immagini appunto dei laboratori che ha tenuto Eleonora Moro, che è questa ragazza con i capelli corti rossi, che è stata bravissima. Noi siamo particolarmente contenti del gruppo che si è creato qui a Cremona, perché siamo riusciti a coinvolgere anche, si vedono forse, alcuni ragazzi extracomunitari che sono, diciamo, in questo momento in fase di integrazione nella nostra città, nel nostro paese, e quindi in qualche modo, oltre a un'integrazione scolastica e professionale, c'è stata anche un'integrazione da un punto di vista culturale, e credo che sia stato per loro importantissimo. Quando sono entrati per la prima volta nella nostra sala erano estasiati, quindi siamo felici di avergli offerto questa opportunità. Loro non erano mai stati a teatro, nemmeno. Non sapevano quasi cosa fosse un teatro, perché comunque vengono anche da zone molto disagiate, ovviamente anche credo in stato di guerra purtroppo, quindi è stato proprio come entrare in un mondo completamente nuovo. Quindi questo Così fan tutte, 28-30 ottobre, 1 novembre. Poi l'11 e il 13 novembre arriva Giacomo Puccini, la Turandot. La Turandot, che è un arriva, tipo... non arriva lui ovviamente, arriva la sua Turandot. No, infatti non sarebbe male se arrivasse così. Ci potrebbe dire se è d'accordo che facciamo l'opera col finale di Alfano, o se avesse preferito che la lasciassimo incompleta, perché appunto Puccini morì prima di poter completare l'opera, però noi eseguiremo la versione che tradizionalmente si propone con il finale di Franco Alfano, e devo dire, in un allestimento sono felice che si vedano le immagini, bellissimo, molto, molto semplice ma esteticamente pulito, lineare, fatto tantissimo di luci, curato da Beppe Frigeni, che è stato un allievo di Bob Wilson, e un po' nell'utilizzo delle luci si vede la cifra stilistica, e soprattutto diretto da un giovane direttore italiano, Carlo Goldstein, che ha avuto un grandissimo successo nelle repliche che ci sono state già a Brescia, perché lo spettacolo è nato lì, e quindi sarà una Turandot dal forte impatto sia musicale che visivo. Ecco, poi 25-27 novembre da Puccini a Rossini con Il Turco in Italia, che è un'opera che forse io conosco meno, mentre le altre ho già avuto opportunità di vedere al Teatro Ponchielli. Il Turco in Italia invece no. Non sono stupita, perché in realtà è un'opera che non si esegue così tanto in generale in Italia, salvo magari in alcuni festival specializzati. Siamo felici di proporlo, perché appunto è un titolo che manca dai nostri cartelloni da tantissimi anni, e siamo anche particolarmente contenti di questo allestimento, perché verrà curato da Alfonso Antoniozzi, che è ancora adesso in carriera come bass baritone buffo, e che ha cantato uno dei ruoli di Turco in Italia tantissime volte, quindi ci avvaliamo, e adesso fa spesso anche regie d'opera, quindi ci avvaliamo di un artista che conosce l'opera a menadito, e che soprattutto può tenere in considerazione quali sono le esigenze sia musicali che registiche, comprendendo entrambi i lati, e questa è una cosa rara e molto preziosa in realtà, e quindi penso che sarà molto divertente, anche perché Antoniozzi ha una verve comica sua molto particolare. La direzione invece è affidata a Christopher Franklin, un direttore americano di origine ma praticamente italianizzato, perché è nel nostro paese da tantissimo tempo, e credo che sarà una bellissima accoppiata. Iniziano tra poco le prove a Pavia, e quindi sapremo a breve come sta andando il lavoro. Vai a curiosare delle prove delle altre città, sì. E si svelaci questo, allora vai a vedere. In realtà sì, in realtà vado spesso a vedere le prove anche negli altri teatri, come gli altri teatri naturalmente vengono da noi, perché la stagione lirica è realizzata in coproduzione, in collaborazione con i teatri di Opera Lombardia, quindi è giusto che ciascuno di noi si tenga informato
informato su che cosa succede negli altri teatri e quindi è un altro modo di condividere le produzioni che vengono realizzate ogni anno insieme. E poi in tema con la nostra puntata, Giuseppe Verdi, 8 e 10 dicembre, La Traviata. Sì, esatto, infatti mi faceva piacere vedere prima alcuni estratti dallo sceneggiato, che tra l'altro mi fa piacere ricordare, per alcune parti è stato girato al Teatro Ponchielli, quindi insomma diciamo siamo stati anche noi protagonisti in quelle riprese. La Traviata manca da alcuni anni dai nostri palcoscenici e siamo contenti di riproporla, tra l'altro sarà una versione... crediamo un po' cinematografica, perché la regia è stata affidata ad Alice Rothbacher, che è una appunto regista cinematografica e che ha in qualche modo non adattato, però ha cercato di inserire la vicenda di Violetta all'interno del mondo della settima arte. E invece come direttore un altro direttore italiano, tra i più giovani tra l'altro, comunque parliamo di 30-35 anni, quindi insomma un'età giovane per un direttore d'orchestra, Francesco Lanzillotta, che ha sempre avuto grandi successi con opere verdiane, quindi speriamo dovrebbe replicare sicuramente anche da noi. Sicuramente quindi degli spettacoli, delle esibizioni interessanti e molto piacevoli, perché comunque sono titoli anche che richiamano il grande pubblico e il desiderio di seguire la lirica. Come sta andando un po' così nel complesso, come stanno andando le stagioni in questi ultimi anni? Qual è l'appeal della lirica in teatro in questo momento? In realtà è un genere che non muore mai, anche se dicono che è un genere di nicchia, in realtà la lirica richiama ancora tantissimo e richiama anche tanti giovani, perché un po' ovviamente grazie alle promozioni e alle iniziative che il teatro stesso svolge, però i teatri sono comunque pieni, perché è un mondo veramente molto affascinante. Per una sera sei trasportato veramente mille miglia geograficamente, temporalmente, e alla fine al pubblico piace sognare, quindi devo dire che e poi tra l'altro la cosa bella soprattutto del pubblico cremonese è che è un pubblico attento e curioso, quindi tanto abbiamo pubblico ovviamente su Traviata, Turandot, che sono opere molto celebri, molto famose, tanto abbiamo avuto pubblico comunque su Midsummer, e vediamo che in generale anche sulle opere meno frequentate del repertorio c'è una buona risposta, perché appunto Turco in Italia non si fa da credo 30 anni e il pubblico è incuriosito a venire a vederlo. Magari c'è gente che ha 30 anni e non l'ha mai visto. Molto è un pubblico anche esigente. Racconto questa piccola cosa, così piccola nota di colore. Non so da dove sia nata questa diceria, ma tutti i tenori che vengono a cantare al Ponchielli arrivano già terrorizzati di partenza. Addirittura. Perché non so quando si è creata questa leggenda metropolitana per cui il pubblico del Teatro Ponchielli è particolarmente attento ai tenori e sono pronti alla contestazione immediatamente. E quindi è più di una volta che mi è capitato che qualche interprete dalla voce di tenore venisse da me e fa: ma è vero che qui sono così cattivi con i tenori? È vero, è vero. Raccontaci, Vittorio. Non lo svelerò mai. Non lo dici. Non lo posso dire. Lo chiederemo attraverso la nostra Federica Priori, esatto, che firma tutti i servizi della nostra redazione per il Teatro Ponchielli. Chiederemo di fare un servizio ad hoc, esatto, per andare a scoprire. Mi fido dov'è di la Federica. Verità. Grazie a Vittoria Fontana e complimenti naturalmente. Grazie. Anche per tutto il lavoro del Teatro Ponchielli. Grazie. Che porta alto il nome di Cremona. Noi ci vedremo tra pochi istanti, dopo qualche minuto di pubblicità, con altri collegamenti con Giovanni Palisto e altri ospiti. Bentornati a ore 12, siamo pronti per collegarci con Giovanni Palisto, che vuole raccontarci ancora qualcosa, in particolare qualche segreto legato a Villa Verdi. Giovanni. Tra poco arriveranno anche i segreti, soprattutto più che segreti vi mostreremo diciamo alcune stanze, in particolare la Sala Rossa, che solitamente non sono assolutamente visibili ai numerosi turisti che raggiungono Villa Verdi qui a Villanova sull'Arda, una casa come vi dicevamo di 50 stanze, quindi enorme, solo poche stanze sono visitabili, però il 6 e il 27 novembre invece ci sarà questa apertura straordinaria e alle 4-5 stanze visitabili solitamente
certamente se ne aggiungeranno altre. E noi oggi in anteprima ve ne mostreremo una. Vi avremo mostrato anche lo splendido giardino, 6-7 ettari, guardate, una pioggia però incessante non ci consente di andare, però c'è una bella foto che vi mostriamo, che ritrae appunto Verdi con un gruppo di amici seduto nel suo giardino così amato e così anche vissuto, perché Verdi di fatto qui a Villa Verdi ritrovava quella concentrazione necessaria al suo estro creativo, insomma diciamo che questo isolamento era di fatto necessario per mantenere vivo il suo estro creativo, ma naturalmente un isolamento che poi si interrompeva anche con lauti cene e lauti pranzi ai quali si accompagnava l'adeguato vino. Qui per esempio, Federica, cosa abbiamo? Esattamente, Verdi era anche un buon gustaio, ecco. E qua abbiamo la sua cantina. Verdi possedeva dei vigneti e produceva un vino, il Fortana, che è un vino rosso da tavola, bassa gradazione alcolica. E qua potrete vedere le bottiglie originali in vetro, fatte a mano, là in fondo il torchio, botti, tini, catini, tutto originale, e là la macchina per imbottigliare. Ah, quindi tutte, anche le botti sono dell'epoca, insomma. Esattamente, sono tutte originali. Bello. Beh, insomma, una bella atmosfera. Oh, Federica, adesso però andiamo nei garage, nel senso che qui accanto alla cantina poi c'è anche il locale dove sono state conservate alcune carrozze dell'epoca. Vediamo un po' che cosa è possibile vedere qui, Federica. Allora, in particolare vi faccio notare la Phaeton. La Phaeton, esattamente, questa al centro, è l'unica carrozza che guidava Verdi in persona. Infatti, se notate, è l'unica con gli interni chiari e che ha il posto per il cocchiere, ovvero lui, coperto. Ah, quindi insomma... Esattamente, si trattava bene. La utilizzava per i giri intorno alle sue proprietà e per recarsi al mercato di Busseto, quindi per stare qua in zona. Le altre carrozze, invece, avevano un cocchiere. Ad esempio, quella è la Vittoria, la carrozza privilegiata per la stagione primaverile estiva, perché è più aperta e più arieggiata. È bello che anche le carrozze così hanno la loro importanza e le carrozze sono state anche loro conservate qui con grande cura, insomma è un altro simbolo e un altro gesto di grande attenzione nei confronti di tutti le testimonianze che il grande maestro ci ha lasciato. Esattamente, vi faccio vedere anche l'ultima. La coupé era il suo gioiellino, la carrozza che veniva utilizzata non solo nei mesi invernali, ma anche per le grandi cerimonie, per le occasioni un pochino più importanti. Benissimo. Ok, allora dalla cantina alle carrozze, ma direi di interrompere qui questo collegamento, l'ultimo tra poco, dove vi mostreremo appunto una stanza che in genere non si può vedere. E devo dire che entrare nelle stanze che solitamente non sono visibili al pubblico, beh, dà veramente un'emozione molto particolare. Tra poco. Grazie Giovanni, quanta suspense oggi in questa trasmissione, ma anche noi vogliamo parlarvi di qualcosa che non si può vedere. In questo caso non si può vedere non perché sei chiuso al pubblico, ma non si può vedere perché in realtà non esiste più. E allora vi presento i nostri prossimi ospiti, Angelo Garioni, architetto, e Gianluca Mete, archeologo, e noi vogliamo parlare del castello di Cremona che non esiste più. L'occasione è un incontro che ci sarà questa sera all'Osteria del Fico, nella quale racconterete appunto di questo castello. Come vogliamo introdurre la serata? Ma sì, racconteremo la storia di Santa Croce, del castello, dalla fondazione 1370 alla distruzione che parte nel 1784, e soprattutto faremo vedere la ricostruzione digitale che abbiamo realizzato in un anno io e altri due miei colleghi, l'architetto Galetti e l'architetto Carotti, proprio perché abbiamo utilizzato, cercato le fonti dell'epoca, i disegni, le documentazioni e anche i resti archeologici grazie all'archeologo Mete, e abbiamo voluto ridare forma a questo castello che all'epoca, nei documenti, era ricordato come uno dei più belli e più grandi d'Italia. Quindi è un'occasione importante anche per riscoprire la storia dell'unico resto che è rimasto, che è il torrione di Via Ghinaglia. Esatto, ma in realtà... perché la sua collocazione era proprio nella zona di Via Ghinaglia, sì, dove oggi c'è il torrione. Dove oggi c'è il quartiere di Piazza Castello, che prende il nome proprio da Santa Croce, questo poderoso castello che fu costruito demolendo un pezzo di città. Vari quartieri, in particolare
il quartiere di Santa Croce, che poi diede il nome al castello, il quartiere di San Simoni e di San Biagio, proprio per creare questa fortificazione incredibile, bellissima. E allora Gianluca Mette, cosa ci può dire di questo castello? Intanto abbiamo visto qualche immagine. È molto bella ed epoca, sarà ancora più bello vedere il lavoro meritorio che hanno fatto Angelo con il suo staff, quindi proprio per quanto riguarda la ricostruzione dell'edificio antico, ricostruzione che è anche visibile nelle sale della mostra attualmente allestita di Anello Torriani. Vediamo le foto, lasciamole scorrere, così le commentiamo anche insieme. Sono molto molto belle e molto d'effetto. E quello che farò io nell'ambito della serata odierna sarà quello proprio di introdurre lo spazio che poi è stato sottratto per la costruzione appunto di questa struttura magnifica e grandiosa, uno spazio che era già importante in età romana e che ha avuto un grande sviluppo anche nei secoli successivi. Quindi, quello che vediamo quindi lì a sinistra è proprio il torrione di Via Ghinaglia o mi confondo? No, questo era il torrione verso la città, quello demolito. Adesso sarebbe sotto l'Istituto di Sant'Angelo, per fare capire proprio vicino alla Bissolati, per capire proprio anche la grandezza del castello. Questo castello. Era un torrione a due piani, perché era indirizzato soprattutto per difendere il castello d'alto del fiume Po, e un po' puntava anche verso la città. Del fiume Po, che sappiamo che aveva un altro percorso a quei tempi. Aveva un altro percorso e scorreva vicinissimo. Città. Scorreva in via Massarotti, quindi era attaccato al castello. Ecco, qui vediamo un'altra immagine, cosa questo rappresenta, immagino, l'ingresso? Sì, l'ingresso, allora il castello era veramente una macchina militare complessa. Prima c'era questo ingresso che era una pusterla, una piccola difesa, poi si passava nella fossata e si arrivava in quella struttura molto bassa che precede le tre torri, che è il Rivellino. Dopo si doveva girare per entrare nel castello vero e proprio, che è quello trecentesco. Quindi la ratio qual era? Trascinare la difesa fino all'ultimo, cioè impedire l'entrata complicando la situazione. C'erano anche, poi finalmente qui lo possiamo dire, tantissime strade coperte, cioè delle strade sotterranee. A Cremona c'è questa leggenda dei cunicoli e il quartiere di Piazza Castello è pieno di questi passaggi sotterranei, tutto resistenti però ovviamente inaccessibili. Vediamo se c'è qualche altra immagine del nostro castello, ma come è andato distrutto invece, che è un'altra cosa che può incuriosire. Ma allora, diciamo che la sua sciagura è iniziata a metà del Settecento, quando un governatore ha deciso di demolire dei pezzi del castello, addirittura ha demolito i ponti elevatoi per vendere materiale. Fu istituito anche un processo, ci sono tutti i documenti a Milano. Ovviamente la colpa fu data all'impresa che realizzò il materiale, cioè l'opera di distruzione. Dopo pochi anni il castello non serviva più perché la città aveva perso importanza militare. E cosa è successo? Gli austriaci hanno deciso di vendere il castello ai privati, l'ha comprato il marchese Clemente Maggio, che voleva fare la sua residenza, solo che era troppo oneroso, allora ha deciso di anche demolirlo. Vediamo anche proprio da questa immagine la grandezza. Sì, poi sul fondo si vede la città di Cremona con la chiesa di Santa Apollinare. Quello spazio in realtà è la città distrutta per creare la piazza d'armi. Comunque, riprendendo, cosa ha fatto Clemente Maggio? Ha demolito il castello per vendere materiali e poter costruire il suo palazzo di città, che è il Museo Civico. Quindi purtroppo ha fatto una scelta, secondo noi, sbagliata. Noi continuiamo intanto a vedere le immagini della ricostruzione. Questo è il torrione di Via Ghinaglia. Che abbiamo appena visto, sì. Proprio il torrione di Via Ghinaglia, che è l'ultimo, l'unico. L'unico rimasto. L'unico rimasto, da cui è partito tutto il vostro lavoro. Oppure ci sono altri reperti che avete trovato? Lo chiedo magari anche all'archeologo. No, in realtà questa è l'unica evidenza certa, riconducibile alla struttura del castello, mentre per il resto abbiamo solo indagini piuttosto limitate, quindi non abbiamo ancora avuto l'opportunità e speriamo che qualche lavoro futuro ci permetta di poter approfondire il sottosuolo cremonese in quest'area per trovare chissà vestigia più importanti del castello. Magari qualche scavo quando speriamo si fanno i lavori, no? Scavo, visto che... Sì, in realtà molti non lo sanno, ma ci sono dei resti. In via Piave, sul lato, ci sono delle case molto antiche e sono state costruite sulla parte più antica del castello, tanto è vero che in cantina le cantine sono quelle del castello. E poi c'è ancora il resto di una porta, la porta del soccorso, che è inglobata in dei garage, in via Sabotino.
Bisogna insomma cercarli, ma ci sono. Ci sono. Ci sono. E allora, naturalmente, tutto questo e molto di più questa sera alla Osteria del Fico, a partire dalle ore 21, dove racconterete questo progetto che è stato ricostruito, questa ricostruzione del castello, ma poi il vostro progetto che però prosegue, non si fermerà a questa sera. Sì, in realtà noi stiamo ricostruendo tutta la città del Cinquecento. Abbiamo anche per la mostra di Toriani, poi tra un po' arriveranno i video, abbiamo ricostruito Piazza del Duomo come era nel 1570, quindi con edifici scomparsi come la Dogana, abbiamo rifatto il Palazzo Comunale come era nel 500, la Loggia dei Militi con il porticato chiuso, il Torrazzo con l'orologio dei Natali. Insomma, diciamo che nei prossimi anni ci divertiremo. Ci divertiremo, allora insomma vi aspettiamo per vedere altre immagini inedite di Cremona com'era. Grazie ad Angelo Garioni, grazie a Gianluca Mete. Ci fermiamo per qualche istante, a tra poco, perché Giovanni Palizzo ci deve accompagnare nelle stanze chiuse, diciamo così, della casa di Giuseppe Verdi. Bentornati in diretta con Ore 12, torniamo a collegarci con Giovanni Palizzo che si trova nella casa di Giuseppe Verdi. Giovanni, allora ci hai incuriosito durante tutti questi collegamenti, noi allora vogliamo vedere dove ti trovi adesso. E allora Giovanni, ti vediamo ma non ti sentiamo, adesso hai svelato l'immagine di dove ti trovi in questo ambiente, in questa sala della casa di Giuseppe Verdi che, come abbiamo detto poco fa, normalmente non è visitabile, non è aperta al pubblico, che è stata eccezionalmente aperta per noi oggi proprio per consentire ai nostri telespettatori di scoprire attraverso le telecamere di Ore 12 di scoprire appunto questa sala, di vederla, di poterla visitare insieme a noi. Allora aspetto di sapere dalla regia, al momento c'è qualche problema con l'audio, allora Giovanni un po' di pazienza, ci collegheremo con te tra qualche istante e intanto vi presento allora la prossima ospite, Cristina Viciguerra, con la quale vogliamo parlare di un evento molto atteso a Pizzighettone, ma non solo, perché si avvicina il momento di mangiare i fagiolini dell'occhio. Sì, ahimè ci tocca. Lo lascio dire anche a te quest'anno, nella versione i fagiolini delle con le cudeghe. Io non mi ci metto neanche, lo sai che potrei dire chissà cosa. E quindi vogliamo raccontare un po' ai nostri telespettatori che cosa prevede il programma di quest'anno. Sì, il programma di quest'anno se lo segnano in calendario, no? Giusto, è ancora più lungo di quello degli scorsi anni, perché noi apriamo la manifestazione il 29 ottobre, che è un sabato, e visto che quest'anno c'è il ponte del primo di novembre, che è martedì, e quindi lunedì di ponte, estendiamo la manifestazione su 4 giorni, e quindi dal 29 ottobre al 1 di novembre, dopodiché replichiamo ancora il fine settimana successivo, cioè il 5 e 6 di novembre. Esatto, perché di solito sono ormai due weekend destinati proprio a questa tradizione popolare, perché esatto, i fasolini fanno parte proprio di una tradizione nostra. Fasolini fanno parte di una nostra tradizione cremonese in genere e pizzighettonese, l'abbiamo ripresa come gruppo Volontari Mura questa tradizione 24 anni fa, sia per riprendere un piatto che stava scomparendo e che oggi è stato reinserito nei menù di tutti i nostri ristoranti, e quindi questa è una cosa molto positiva, sia anche per avere fondi, avere disponibilità di fondi da reinvestire ogni anno totalmente su progetti per il recupero e il pubblico riutilizzo delle mura. Delle mura di queste case matte che hanno bisogno comunque di lavoro, di manutenzione, anche se parte di loro sono già state restaurate. Parte di loro sì, sono già state recuperate e restaurate. Il lavoro dei volontari rappresenta sia il lavoro manuale del taglio dell'erba, della manutenzione, il verde, ma anche il lavoro proprio all'interno dei fagiolini, dove ci sono occupati circa 280 pizzighettonesi di tutte le età. Rappresenta uno step importante durante l'anno, perché rappresenta una buona fonte per investire poi su progetti di recupero e di riutilizzo delle. Allora tu ci hai portato i fagiolini, ci racconti anche qualcosa della ricetta?
Sì, beh, innanzitutto qualcosa del piatto, nel senso che è un piatto a filiera cortissima, a metro zero si potrebbe dire, perché è l'unico ingrediente che mancava per chiudere la filiera corta dei fagiolini del nostro piatto erano proprio i fagiolini dall'occhio. Da 4 anni a questa parte vengono coltivati grazie a un aiuto di un agricoltore di Pizzighettone. Abbiamo affittato dei campi, quest'anno ne abbiamo raccolti circa 12 quintali e con oltre una metà di questo raccolto viene cucinato il piatto e l'altra metà è a disposizione anche dei ristoratori locali che vogliono cucinare i fagiolini con la loro ricetta, ma con il fagiolino dall'occhio di Pizzighettone. Ecco qua l'occhietto, eh? Esattamente, proprio così. L'occhietto del fagiolino. Però insomma ci sono anche tante novità quest'anno, perché so che avete aggiunto dei piatti. Sì, quest'anno sì, abbiamo aggiunto un piatto a base di fagiolini, principalmente per andare incontro alle molte richieste che ci venivano fatte dai clienti, via mail, da chi voleva venire, e chiedevano un piatto vegetariano, quindi un piatto più light che andasse incontro anche alle esigenze degli intolleranti, vegani. Allora ci siamo inventati questa ricetta del fagiolino dall'occhio, un'insalata di fagiolino dall'occhio con le verdure fresche. Praticamente è il fagiolino dall'occhio lessato accompagnato da verdure fresche, un po' come si fa con l'insalata di farro, con l'insalata di orzo estive. Lo facciamo con il nostro fagiolino e devo dire che il risultato è veramente apprezzabile. Mi passi la ricetta. Sicuro. E poi c'è anche quest'altra novità. Sì, quest'altra novità è il nostro liquore, che è lo Sbürlon, un liquore a base di miele e cotogne. Già dal nome, che abbiamo voluto rigorosamente mantenere in dialetto come il nome del nostro piatto, è un digestivo. E c'è sempre stato, a dire la verità, i fagiolini. Da quest'anno abbiamo voluto ufficializzarlo, istituzionalizzarlo con una bottiglia e un'etichetta, con la bottiglia logata. Ecco. Quindi liquore di mele e cotogne. Liquore di mele e cotogne. Quanti gradi fa? Abbastanza. Abbastanza. Quindi abbastanza. 27 e mezzo, insomma, quindi però insomma per sì, assaggiare. Sì. È proprio il liquore dei fagiolini questo qua. Quindi abbiamo due novità. Altre iniziative collaterali, so che ne avete sempre tantissime. Tante. Allora abbiamo i volontari mura, che fanno all'interno delle mura riscaldate oltre 1000 posti a sedere, i fasolini delle scuole cudeghe, orario continuato dalle 10 alle 23, escluso il lunedì 31 che facciamo solo la sera e quindi dalle 19 alle 23. Per i cremonesi una notiziola, facciamo che non riescono mai a venire per le code, per la ressa, per la gente. Come tutti gli anni facciamo due serate su prenotazione che precedono l'apertura al pubblico della festa, quindi sarà il venerdì 28 e il venerdì 4 di novembre. L'unica possibilità di prenotare dei posti a tavola e dei tavoli saranno queste due serate, basta mandare una mail a info@fasulin.com. E allora, vediamo se come Cremona 1 riusciamo a prenotarci e organizzare anche magari una serata e venire a scoprire. Intanto, se mi inviti, mi piacerebbe venire a scoprire come vengono cucinati i fagiolini e mandare, appunto utilizzando i nostri collegamenti in diretta, avere proprio l'opportunità di mostrare ai nostri telespettatori. Volentierissimo. Mi chiedevi prima solo un secondo delle manifestazioni, sono certo. Tante le manifestazioni collaterali, a partire da Buon Gusto nel primo weekend dei fagiolini, Buon Gusto e Birra, due rassegne enogastronomiche dedicate all'agroalimentare e nel secondo weekend anche a un nutrito gruppo di birrifici provenienti da centro nord Italia. Abbiamo poi il consorzio Navigare Ladda che propone per tutte le giornate dei fasulin le crociere sull'Adda, abbiamo poi le visite guidate alla scoperta di Pizzighettone, la castagnata, insomma tutte le notizie le trovate sul sito www.fasulin.com. Grazie a Cristina Viciguerra, naturalmente ci ritroveremo la prossima settimana perché noi continueremo a parlare delle vostre iniziative, peraltro gustosissime. Grazie. Grazie a voi. Noi ci chiede la linea Giovanni Palisto, vediamo allora se è pronto e soprattutto se ti sentiamo. Giovanni. Sì, eccoci, mi sentite adesso presumo. E come vi dicevo nei precedenti
collegamenti, adesso riusciamo a mostrarvi stanze che solitamente non vengono mostrate ai numerosi visitatori che arrivano qui a Villa Verdi. Stiamo entrando infatti nel salotto rosso, intanto però ne approfittiamo perché alle mie spalle riusciamo anche a intravedere la sala del biliardo di Giuseppe Verdi, perché Verdi amava avere sempre un biliardo. Eccoci qua nella sala rossa, Federica. Allora, è vero che Verdi amava il biliardo? Doveva esserci in tutte le case. Esattamente, anche nella sua residenza invernale a Genova, Palazzo Doria, anche lì mise un biliardo. Era un gioco che amava fare, poiché si dialoga mentre si gioca, e mentre magari il gioco delle carte richiede più concentrazione e veniva meno il dialogo, gli piaceva meno, quindi il dialogo era essenziale. Allora, siamo in questa sala rossa così preziosa, sembra veramente di entrare in un teatro. Sì, è la più spettacolare, teatrale, queste stoffe di la seta di Lione ricorda molto un teatro, con queste cornici dorate. Qua era la stanza dove invitava i suoi ospiti e conversava. Potete notare alle mie spalle anche un pianoforte, un playel. Era della sua moglie, di Giuseppina Strepponi, che si divertiva a, a divertire i suoi ospiti, sì, suonando. Perché il maestro invece non suonava per gli ospiti. No, Giuseppe Verdi raramente suonava per i suoi ospiti. Comprensibile. Abbiamo poi due poltrone particolari. Due poltrone che provengono dal salone turco di Palazzo Doria, come dicevo prima, la tenuta a Genova. Poi vediamo, insomma, drappeggi. Drappeggi, la vis-à-vis per conversazioni più intime e private. Quadri particolari. I quadri particolari, se potete inquadrare il viatico di Da Vendano, un quadro che si basa su giochi di luce. Solo se si viene vicino alla finestra si possono vedere le tre figure che percorrono questo sentiero fluviale. Ecco, poi naturalmente è un bellissimo salotto, molto accogliente, tra l'altro noi siamo praticamente però in campagna, cioè siamo qui a un metro dal parco, qui c'è l'uscita, quindi c'era un po' questo contrasto, no? Ricreare un ambiente così elegante, così sofisticato, così ricercato, ma in campagna. Insomma. Al pian terreno tutte le stanze hanno delle libere entrate e uscite verso il giardino, tutte porte e finestre. Contatto diretto quindi con la natura e con il suo parco, che erano fonte di ispirazione. Un quadro che ricorda l'Aida, donato da Ricordi. Sì, di Befani Formis, che rappresenta l'atto terzo dell'Aida, donato da, appunto, a Verdi, da Ricordi. E allora qui ormai siamo arrivati ai saluti, anche perché vi dovete preparare per accogliere questi gruppi sempre più numerosi di turisti. Esattamente, anche oggi arrivano molti stranieri, tedeschi, americani, provengono da tutto il mondo per visitare questa bellezza nostra italiana. Bene, sosteniamola e speriamo anche che arrivino anche i finanziamenti, perché insomma questa è sicuramente una casa, lo ricordiamo, privata, abitata abitualmente dalla famiglia Carrara Verdi, però è evidente, è anche un patrimonio nazionale che deve essere giustamente sostenuto. In passato sono stati in più occasioni promessi finanziamenti che non sempre sono arrivati. E quindi insomma così spendiamo due parole anche per questo aspetto, perché non è semplice mantenere una villa così grande. Esattamente, una villa di 54-55 stanze da mantenere è difficoltosa, quindi servirebbero dei fondi dallo Stato per permettere ristrutturazioni e continuare a mostrarla al pubblico. Ricordiamo allora poi il bellissimo giardino di 6-7 ettari, anche quello molto apprezzato dai turisti. Sì, esattamente, anche perché è un parco all'inglese, dove le piante provengono da tutto il mondo, ma ci sono anche quelle autoctone, quelle già preesistenti quando acquistò il fondo. E la natura è libera di crescere e di nascere, al contrario del nostro giardino all'italiana, dove dominano le forme geometriche. Ecco, allora ti lasciamo ai tuoi turisti che devono arrivare attesi qui, in particolare domani, insomma, pare che arrivino un sacco di pullman, e ci fa molto piacere, soprattutto stranieri, e quindi anche qui, insomma, sappiamo che non è bello ecco, mettere in evidenza. A volte gli italiani dimenticano le loro bellezze, che non andrebbero mai dimenticate. No, meno che mai Verdi, poi ci mancherebbe altro. Vi ricordo il 6 e il 27 novembre, apertura straordinaria di Villa Verdi, con la possibilità di visitare stanze come quelle in cui ci troviamo, solitamente chiuse al pubblico. E allora, Federica Belforti, grazie per averci fatto compagnia, per averci illustrato in maniera così precisa e dettagliata i numerosissimi aspetti e le tante curiosità che caratterizzano Villa Verdi a Sant'Agata. Grazie a voi. Grazie a Federica. Allora,
Allora, a questo punto, così, dalla sala, dal salotto rosso di Giuseppe Verdi, da Villa Verdi a Sant'Agata, a Villanova sull'Arda, vi salutiamo e restituiamo la linea allo studio. Grazie Giovanni, sono ancora incantata a vedere tante bellezze, le tante bellezze del tuo collegamento. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento a domani. Vi voglio ricordare gli appuntamenti di questa sera, a partire dalle 20.30 con Gioielli sotto casa, alle 21 alla Piazza del Lavoro, condotta sempre da Giovanni Palisto, e poi alle 22 serata dedicata alla 15ª edizione della Maratonina di Cremona. Grazie per essere stati con noi anche oggi, grazie a tutti. Ci vediamo domani qui alle ore 12 nel salotto di Cremona 1. Arrivederci.